Avete un sacco di libri che non sapete proprio dove mettere? Conosco un servizio che vi aiuta a liberare un po' di spazio in casa facendovi guadagnare nel frattempo qualche manciata di euro. Ve ne parlo tra poco qui su Tech Princess. Succede a tutti noi, un bel giorno ci accorgiamo che lo spazio in casa è terminato e che è ora di buttare tutto ciò che è superfluo. Un compito tutto sommato semplice quando si tratta di cianfrusaglie, vecchi utensili o elettrodomestici ormai superati. Le cose si fanno più complesse di fronte a un mucchio di libri vecchi. Buttarli suona quasi come un peccato, ma tenere vecchi volumi ormai inutilizzati è un vero spreco di spazio. Ad aiutarvi ci pensa Pick My Book, il servizio ideato dalla giovane torinese Arianna Cortese, è pensato per vendere e comprare libri usati. L'idea è molto semplice, invece di cestinare i volumi che non volete più, li mettete in vendita e aspettate che qualcuno li acquisti. Utilizzarlo è davvero facilissimo. Prima di tutto dovete registrarvi, dopodiché dovrete inserire i dati del libro che volete vendere, dichiarare le sue condizioni, decidere il prezzo ed inserire la città di riferimento. Ma cosa serve indicare il luogo in cui vi trovate? Semplice, a facilitarne lo scambio. Invece di spedire il tomo, potrete incontrare di persona l'acquirente. In questo modo lui si accerterà che il libro sia intatto e voi potrete ricevere subito i contanti. Non tutti gli scambi però devono terminare con un pagamento tradizionale. Pick My Book prevede anche un particolare sistema di crediti che sostituisce i classici euro. In questo modo eviterete il mero scambio di denaro e accumulerete crediti virtuali. A che cosa vi servono? Ad acquistare a vostra volta dei libri usati. Naturalmente Pick My Book non si limita ad aiutarvi nella compravendita di romanzi e saggi. Sul sito web dedicato trovate anche i testi scolastici ed universitari, così risparmiare sarà ancora più semplice. Vi ricordo infine che Pick My Book è un servizio totalmente gratuito. A vostra disposizione avete il sito web consultabile da qualsiasi dispositivo, ma anche le applicazioni per iOS e Android. Direi che anche per oggi è tutto, io vado a cercare qualche vecchio libro da vendere su Pick My Book. Voi nel frattempo ricordatevi di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Se invece avete dubbi oppure volete qualche consiglio tech, non esitate a contattarmi sulla mia pagina Facebook. Ciao!